fammelo toccare. Bello. Cosa fai? Sempre in giro per figa? Sempre in giro a figa. Te, con tutti i soldi che fai con OnlyFans, perché sei qua? Madonna. Sì, ma un po' di finzione, cioè, siamo su YouTube, raga, siamo tornati a ECMA e questa volta il disagio è a livelli estremi proprio. Questa volta il format ce l'hanno suggerite le hostess stesse. Spoilerino, vedrete tutto in questo video. Se vuoi fare la foto? E quelli che arrivano così. Il gatto Marco, adoro. Ah, fammelo toccare. Bello. Sempre lei, la nostra Elisa Mazzucchelli. Grandissimo. Cosa fai? Sempre in giro per figa? Sempre in giro a figa. Però quest'anno sono appena arrivato e il figafonino non ce l'ho ancora. Senti un po', ti sei perso il calendario? È uscito il calendario con le donnine nude della Malossi? E ci sei te? Certo. Come niente? Niente app? Finito? Scaricatelo. Ah, è da gennaio? Da gennaio? Mi vedrai su canale 5. Da Bonolis faccio l'esperta motori, avanti un altro. Ascolta, dai, ti dicevo, cosa vuoi? Dobbiamo trovare un format per questo ECMA. Se ti ricordi, io cercavo di indovinare i follower che avevate e se indovinavo bene, mi aggiungeva, se no sanno cosa è inventato. Non lo so, non ho idea. Lo devi dire tu, questo devi dire te, tu che sei molto inventiva. Cosa ti... Vedi che poi c'è il blocco dello scrittore. Domande di cultura generale alle ospiti. Sono più ignorante io che loro. Tu ti prepari prima le domande, poi chiedi chi è il presidente del Senato, una roba che se uno guarda il telegiornale lo sa, no? Se la sanno si salvano, se non indovinano penitenza, e lì scegliere se la vuoi. Ci ha dato un'idea. Vedremo, grazie. Chi è il presidente del Senato? È cambiato tutto ora, non lo so, è tutto, bisogna aggiornarsi, non ho visto i telegiornali, dai, ciao! Ciao! Giada, stiamo cercando un format carino da portare al pubblico. Hai qualche suggerimento? Quelli sui due piedi non lo trovo. Che domanda specifica? Che domanda specifica sulle moto? No, sui vari set. Andiamo a vedere sul castello. Potrebbe essere un'idea? Vediamo. Bisogna pensarci un attimo. Ci pensiamo e vediamo. Ciao Elena. Ciao. Allora, una domanda. Allora, non so se ti ricordi, ma dell'anno scorso avevamo fatto un format che io cercavo di indovinare quanti follower avevi. Ok. E... sì, cioè, non mi conosceva. Vabbè, ho vinto facile, insomma. Bravo. E qui, cioè, se non indovinavo le ragazze mi schiaffeggiavano. E il video ha fatto un boom assurdo e è diventato okay, bello. Okay. Beh. Quest'anno non ho idee. Beh, con lei puoi farlo. No. Vediamo se indovini quanti follower ha. Ma non volevo ripetere quel format, okay, volevo dai, fare una cosa va diversa. Va bene, va bene. E quindi cercavo da voi qualche spunto, qualche idea. Siccome abbiamo l'abbonamento di OnlyFans, devi indovinare quanti abbonati abbiamo. Non lo sappiamo neanche noi adesso. Cioè, oddio, sì, in effetti stanno crescendo. Ma non tutte c'hanno OnlyFans. Abbonatevi. Ma poi, un'altra domanda, ma te con tutti i soldi che fai con OnlyFans, perché sei qua? Perché per me sei qua mi prendo altri clienti. Altri soldi, esatto. Pubblicità, a parte che mi pagano bene, nell'orto paga bene. Quindi non ti preoccupare. Io ho del business, non ci capisco niente. Ci danno la colazione, il pranzo, la cena, gli aperitivi. Ci accompagnano alle feste. No, sono... grazie del giorno. Posso venire nel gruppo con voi? Se mi faccio un metterpi depilato. Se ti metti una gonnellina, un top. Grazie, ci sono depilato. Allora cosa facciamo? Allora, non lo so, un altro format, no, come cosa vi viene in mente? Villa underscore Palassoglio su Instagram. Allora, se è rivolto verso le donne? Sì. La maggior parte hanno l'essere rifatto, no? Quindi potresti chiedere... devi indovinare se sono finte o sono vere. Esatto, anche... Ma questa è un'idea geniale! Voi siete dei geni! Dai, su, guarda qua, indovina. Pagaci per l'idea. Bere. Non so bere. Sono finte. Sì. Dai, fatte benissimo. Non dovevo dirlo, forse... forse era meglio. Vabbè, ormai lo sapete tutti. Finte.
E cosa devo fare se ha ragione, cioè se ha fatto bene? Se indovino mi aggiungete su Instagram. Anzi no, vi iscrivete al canale. Ecco, va bene. Ecco. Che è meglio. Aspetta, la taglia. Vediamo se ti prendi un altro schiaffo. Quinta. Ma tu vuoi gli schiaffi? Vuole gli schiaffi, allora sei vuole essere toccato da te, in realtà vuole solo essere toccato. Niente, io continuo a prendere schiaffi. Cioè. La quinta vi sembra, una quinta? La quarta. Allora, ma se volete, in BHR c'è una tipo. Ho perso un po' il feeling con queste cose. C'è una ragazza della mia agenzia che ha la quinta, forse sesta, l'ha trovata in BHR. Eh sì, E lei, andate a fare le domande a lei. Io lo so che a voi piacciono grosse. Due tette qua. Vai. Questa che taglia è? Bene, vabbè, bello. Ho preso schiaffi, ho preso in giro. Beh, dai, te li meriti, non so cosa stanno. Cioè, ragazzi, ha detto che ho una quinta, io, ma che... Taglia? Che taglia? Cioè, sei anche più grande. No, no, una terza. Seconda para terza. Bravo. Bravi. Sono più piccoli di te, lo sanno. Adesso di io ho perso l'esperienza, non è mai, dopo tanti anni che sto qui. No, terza contante, quasi quarta però. Abbiamo un format. Grazie. È venuta, non so, così. Sei un genio. Ti ringrazio. Mi hanno suggerito di cercare di indovinare se sono vere o sono finte. Da quarta miseria è facile però. Infatti. Cioè qua senza buco, senza inganno. E quindi se indovino ti iscrivete al canale, se non indovino. È un po' più facile. Vabbè. Non so se prenderà piede sta cosa. Vediamo. Vere? Ma va! Diciamo che sono molto posto. Niente schiaffo! E vi iscrivete! Come ti chiami? La verità, ti sei fermato da noi per non prendere schiaffo. Esatto. Era... No, in realtà ve l'ho fermato per la moto, poi ho visto voi. Ti piace vincere facile. No, se vedete i video scorsi capite quanti schiaffi ho preso. Oh, va bene. Adesso dobbiamo iscrivere a quale canale? Alessandro Bilocci. Va bene, ok. Allora, lo faremo. Abbiamo il telefono dietro, ma lo faremo. No, ho lasciato gli adesivi a casa. Ma io sono proprio uno youtuber sfigato, cioè. Sì. Nome? Tania. Allora, vediamo di indovinare. Secondo voi? Vere? Come? Elena Nicole. Ok, allora, devo indovinare se sono vere o finte. Oh, andiamo a dire più morti. Dire vere. Grazie. Quest'anno pochi schiaffi, raga. Pochi schiaffi, ho l'occhio buono. Ah Elena, c'ho l'occhio buono, no? Come dicevi te. Secondo voi? Chi lo sa? Finte? Vere? Lasciamo a voi il dubbio. Io dico... rifatte. E hai vinto! Hai detto, c'ho occhio, Elena, c'ho occhio. Vere? Sì. Non ci sono, per forza. Finte? No, sono vere. Cattiva. Madonna. Sì, ma un po' di finzione, cioè siamo su YouTube, eh? Cattiva, cattiva. Ok, basta. Allora, siamo con... Jessica. Jessica non è nuova di questo canale. No. Infatti si è già spaventata quando mi ha visto. Sì, infatti ho detto oddio. Secondo me è finte. Vere? Sì. No. Niente. Neanche quest'anno. No. Non ci siamo. Quindi davvero pensavi che erano finte? Ti hanno chiesto di strano. Allora, no, quelli di prima no, mi hanno chiesto cos'è che stai guardando sopra la moto? Domanda. Ma che domanda è? Io ho detto uomini, gli ho detto. No, dipende cosa mi volete chiedere. Secondo me finte. Devo dire? Sono vere. Sono vere. Quindi? Schiaffo. Meno male, questa è stata delicata. Perché? Madonna, ma devo uno schiaffo una ragazza prima. Boom! No, non mi permetterei moltissimo. Mai. Ti ringrazio. Nome? Grazie a voi. Federica. Federica. Su Instagram Federica Dottor. Enea, scusaci però. Vere? Sì, bravo. Siamo con? Giulia Giada Cordaro. Vere? Verissime.
Dai. E allora avete un canale? Assolutamente sì, immediatamente. Cioè, guarda, lo faccio in diretta. In diretta? Facciamo... Dove? YouTube? Su YouTube. E iscrivetevi anche voi. Ciao! Grazie. Io, ma non mi devi toccare, no, te ne mollo no. Una. Ecco. E il format è, se io indovino, ok, tu ti iscrivi al canale, se non indovino, mi dai uno schiaffo. Ok, vai! Allora, siamo con? Greta! Ah, qui. Greta. Greta... Vere? C'ho occhio, Lo so, però mi devi dire come faccio a indovinare? Non sono troppo a palla? Ti chiedo di indovinare? Allora, 50-50. Sì. Seguitemi su Instagram, però. Posso dirlo? Come sei su Instagram? Greta Lovely. Devo indovinare se sono vere o se sono finte. Ma non si fa una domanda del genere. Ma come? Ma no, no, ma non è una domanda. Le devo richiamare all'ordine, per pazienza, okay. Perdonami. Mi dispiace. Sto bene comunque, te lo garantisco. Buono. Oh, facciamoci la foto. Con lei così? No. Simona Murè. Simona, allora... In questa fiera stiamo facendo un bel format, ecco, che mi hanno suggerito tra l'altro ragazzi, immagine come te. Ok. Il format è, devo capire se sono vere o finte. E se indovino, tu mi aggiungi su Instagram o ti iscrivi al canale. Se non indovino, mi dai uno schiaffo. Ok. Bene, allora. Vai. Vere? Chi? Ah! Ma perché sono così violente queste ragazze? Perché sono... No? Ho sbagliato? No, rifaccio. Ah no, non ti scusa! Però era bello darti la pizza, scusa. Me ne vado, ciao. Perché? No, ti giuro. Una volta che indovino nella mia vita, eh. Sono troppo divertente, però lo rifacciamo? No! No! Niente, non lo so. Ah, ok. Devo indovinare adesso. Lo schiaffo non è rassicurato. Vai, indovina allora. Bene? Alessia Donez, giusto? Sì. Già mi va più male. Io ho paura. Quando venite qua a fare i video, ho paura. Va bene, sono pronti. Buona giornata. Ciao. 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 Ciao.